Ciao a tutti da Joker, ok, mi hanno appena chiamato. Prendo la moto, dai, prendiamo la moto, dai. Mi ha chiamato che devo andare alla zecca. Mi ha chiamato LJD lì, che cavolo è, guardate, vediamo il messaggio. Sono alla zecca. E nei guai, ha detto, e devo andare lì perché... La zecca è qua sotto, eh. No, la zecca è qui, sì, sì. No, io devo mettere le cose a posto, devo fare qualche live. Aspetta un secondo, vediamo dove sta zecca, un secondo. Apriamo sta mappa. Eccola qua la zecca. Stavo sbagliando strada. Devo tornare indietro. Ha detto che mi devo sbarazzare di banconote, quindi vuole che faccio un viaggio, come si dice? Devo fare una vendita, mi sa che è anche grossa, perché oggi ho caricato a manetta qua. Vediamo che dice, vediamo com'è la storia. Eh sì, è al massimo, ecco perché ha detto siamo nei guai. Allora, qui c'è da decidere, sì. Allora, guardate qua. Se io vendo la merce qua in città, mi dà 4,90 e dovrei essere, vado sul sicuro. Se invece vado fuori, io sto rischiando. Quindi io non voglio più rischiare e prendo quella da 4,90. Ma sì, va bene. Però sono qui in città. Prendo quella da 4,90, almeno sono sicuro. Allora quando ti chiama vuol dire che devi... It's sale day. Okay. We're throwing this stuff out. Vedi, ho fatto bene a prendere questa. Vedi cosa mi dà? Mezzi che non vanno, 5 consegne l'una, eh. Altri due cami sono in linea, ok. Meglio, è meglio accontentarsi a volte di meno che rischiare di andare lontano dall'altra parte a 12 km da qui e non farle tutte. Non mi fido più. Come lo vuoi, retromarcia? Senza specchietti. Vabbè, vabbè. Senza specchietti che posso vedere io da... Ancora potevo tirare fuori la testa. Vabbè.
perché per me era un attimo, guardavo lo specchio e vado indietro. Euro Truck Simulator, sono sempre, quando ho fatto i video, tutto sempre dentro la cabina. Dai, riesco a farlo anche senza uscire, mettermi in terza, dai, ce la faccio. Basta un po' di buona volontà. È facile, basta andare così, vedete? Io vado così, io la scarico. Ok, ancora tre consegne, poi parto con le altre tre. Dai che inizio a recuperare i soldi del camion, ho speso un po', non so quanto, ma secondo me 1,5 milioni è andato. Penso proprio di sì. 1,5 milioni se n'è andato. Tra armi, corazzamenti, tutto. Il camion costava poco. Non mi fido più perché c'è sempre una sorpresa qui, qui non si sa cosa ti dà, quindi ho detto meglio accontentarsi di meno ma andare sul sicuro. E ho detto facciamole tutte in città, prendo meno, ma non mi freghi più, perché mi fa fare una mazzata proprio, cioè è bello il guadagno, sono convinto che molti se li fanno perché hanno gli amici, ma io amici non ne ho, e quindi mi devo arrangiare da solo come ho sempre fatto. Tanto prendo quasi 500,000, non è poco, eh. Vabbè, l'altro era 800,000 qualcosa, quindi... E sei anche a pelo qua dentro, eh? Attenzione, non è se... A volte può succedere che magari ti dà un mezzo che va, una moto, ad esempio, che ce l'ho qua dentro, quindi già la moto sono solo 4 consegne, quindi recupero. Ma lui non te lo dice, non te lo dirà mai, io ti do la moto. Però adesso io mi segno i mezzi che lui dà.
Ok. Veloce, veloce, dammi in mezzo. Voglio vedere dove me lo metto sto mezzo. Cerco di andare più basso possibile, magari qualcosa in più recupero di velocità, ma è sempre uguale. 108 a 10 metri da terra. Ok, andiamo a prendere l'altro. Dentro al parcheggio taglio di qua, dai. Ho rimesso tutto il traffico a manetta come prima perché ero un mortorio. E qua dentro? Ok. Ho rimesso tutto al massimo perché io avevo tolto il traffico solo per provare, l'ho detto anche in un altro video, perché non so se verrà pubblicato questo, non lo so neanche io, perché vorrei fare la live, perché mi sono stancato di fare video. Se lo ripeto ancora, io ho un videoregistratore con tanto di licenza, se riesco. È qua dentro, eh? Sì, ma io ci entro, tanto c'è l'uscita dall'altra parte, quindi... Fatto. No. E sto dicendo che praticamente metto... se me lo permette, che va. Loro dicono che va la live in 4K, allora io farò solo live e basta. Non faccio più video, sono stancato. Però ripeto, fino a quando non mi arriva il monitor, perché sto comprando un nuovo monitor più grande di questo che ho, è una cosa mastodontica, 49 pollici curvo, ma così curvo veramente che puoi vedere gli angoli morti. Così lo posso usare anche sul simulatore di volo, che dovrebbe essere anche, a parte che lo uso. Dov'era? Qua sotto era. Adesso come esco di qua? Maledetto.
Vediamo se io sto andando proprio con faccio finta che ho gli specchi, ma non li vedo, Andiamo in terza, per forza. Non vedo niente. Non ci sono specchietti. Vedo una cosa appannata. Devo andare nel canale di Z Willy a vedere un attimo com'è sto camion, quali sono i comandi, se non magari se non è lui o altri che hanno fatto i video prima di lui, perché io devo sapere i comandi per far andare queste mine col joypad, perché dentro quel camion lì, io sto parlando del camion del nightclub che ho comprato, perché adesso fra un po' c'è una consegna grossa che può essere da 1.800.000, ma può essere anche di più, quindi non lo so ancora, non lo so. Vigliacca Eva, che forza, senza specchietti. Devo uscire fuori da qua. Con una bidonata. La Rockstar poteva impegnarsi di più, non l'ha fatto. Non l'ha fatto questo. Uno che come me, che anche molti, non solo io, giocano in prima persona, sa quante lamentele va mandato. Aggiusta quei specchietti, uno vede, lo vedo. Io basta che faccio così con la testa, già capisco subito che manovra devo fare. Ho 13 minuti e sono dentro qui, sì, devo scendere per forza così, perché non scende altro, se uno vuole scendere dall'altra parte non va, solo da una parte scende. Comunque per le consegne fuori qualcuna l'ho fatta grossa, mi è andata bene perché avevo il mezzo giusto, e, insomma ero tirato, ma per un minuto e mezzo, due circa, sono riuscito a portare a termine, ma la maggior parte è difficilissimo, ci vogliono proprio di avere o degli amici o devi assumere qualcuno online che cerca lavoro.
adesso dov'è, che punto è? Ancora un po' più su, ah, ancora dentro lì, quel cortiletto lì. Qui, qui. Ancora lì. Beh, anche se le faccio tutte da 4,90 500.000 in città, sono 5 magazzini, sono 2 milioni e mezzo, eh. Non è male, eh? Facendoli da solo. Poi mi faccio un colpo e sono altri 3 milioni e mezzo, 3 milioni e mezzo, 3,8, dipende cosa prendo. Dove sto andando? C'era una viuzza però. Prendiamo questa. No, 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 vediamo. No, 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 lì c'è un camion. Prima che mi incastro e finisce tutto. Ho rifatto il giro. Parlando non ho preso la traversa giusta che dovevo prendere. Eccola qui, qua dentro qua. Poi a destra. Vediamo com'è qui. E qui? Sì, sì, di là è. Qua a sinistra leggermente. Ecco qui. Ok, è andata, devo uscire da qua però. Quante ne mancano? Due. Comunque a fare le consegne in città è meglio, eh? È più... è più sbrigativo, sembrerebbe proprio di sì. Invece fuori è dura, è dura, dura, dura. Paga, fa vedere che ti dà tanti soldi, ma di soldi è difficile farli, eh? Da solo, da solo. Ah, il mercato, vero, vero? Allora, avevo già fatto questo. Via, via.
questa la vedo brutta, fai vedere. Retromarcia, eh? Sì. Devo andare in terza persona. $4,90, è buono, 490.000 ho preso. Quasi mezzo milione. Fine video, ciao a tutti!